Ciao ragazzi, quest'oggi ho deciso di portarvi con me in giro per Vienna. Nella mia vita da nomade digitale, nel video di oggi vi racconto anche perché amo Vienna e perché, quando posso, ci torno sempre. Prima di tutto, sicuramente amo Vienna per le persone, ragazzi. Io dico sempre che sono le persone che fanno i viaggi, in realtà sono le persone che fanno la nostra vita intera. In questo caso parlo ovviamente dei miei amici. Ho diversi amici a Vienna e quindi mi piace sempre, tra un viaggio e l'altro, tornare a trovarli. È un po' come essere a casa per me, no? Mi sento a casa in generale in Austria, perché avendo vissuto più di 3 anni di fatto in Austria, prima a Leoben, poi a Graz, mi sento davvero a casa in generale non appena atterro all'aeroporto di Vienna, da cui sono passato tante tante volte. C'era una canzone, mi ricordo, di un cantante tedesco, se non sbaglio, che diceva: la nostra casa è là dove ci sono i nostri amici. Beh, per me è esattamente la stessa cosa. Uno dei motivi per cui amo Vienna è che, nonostante sia una metropoli gigante, perché comunque sono 2 milioni di abitanti, che è circa un quarto della popolazione austriaca, ti sembra di essere super tranquillo. Potremmo essere in un villaggio molto molto easy, non ci sono mai problemi di sicurezza, mi sento molto molto sicuro ogni volta, dovunque io vada, qualunque cosa io sto facendo. Ogni quartiere è poi un piccolo villaggio, se vogliamo usare questo termine, a parte, perché sono molto diversi gli uni dagli altri. A Vienna, ragazzi, amo i parchi, ci sono dei parchi splendidi. Amo Vienna per i suoi parchi, ragazzi. Correre in mezzo al parco è fighissimo. Sono moltissimi, sparsi un po' per tutta la città, e mi piace molto correre, come sapete. Vediamo se riesco a fare un'altra mezza maratona quest'anno. La costanza, ragazzi, è fondamentale. Anche se siamo stanchi, cerchiamo di correre. Se vogliamo correre o cerchiamo di studiare, se vogliamo studiare, un minimo per mantenere la routine. Io ho corso 3 chilometri oggi, che non è tanto, ma penso che con un po' di jet lag, in realtà sono stanco morto, però ho detto 3 chilometri li faccio per mantenere l'abitudine. Mi piace moltissimo anche andare con gli amici a fare un picnic in mezzo al parco, passare un po' di tempo tranquilli, a rilassarsi, a chiacchierare, magari a fare qualche gioco tutti insieme. A Vienna amo l'estate, ragazzi, perché nonostante faccia caldo, non è il caldo afoso che c'è dalle mie parti in Italia, nella ridente città di Busto Arsizio, no? Nel bel mezzo della pianura padana. E il Danubio aiuta, perché quando fa troppo caldo, un fiume così gigante di fatto aiuta a rinfrescare un po'. Tutta la gente se la passa sulle rive del Danubio ed è veramente splendido, sembra di stare quasi al mare, c'è questa atmosfera un po' vacanziera, potremmo dire. Come sapete, se seguite il canale da un po', inizio tutte le mie giornate studiando le lingue. Ultimamente sto studiando lo sloveno, quindi è lì che iniziano le mie giornate, con un libro oppure ascoltando un podcast con la solita trascrizione, che è il mio solito metodo, ma lavoro abbastanza anche con canali YouTube. In realtà per lo sloveno non c'è moltissimo materiale. Andiamo avanti.
però ho trovato il modo comunque di studiare e fare progressi. È stata un po' una sfida, diciamo. Cerchiamo di stare all'aperto, ragazzi. Passiamo tutto il giorno, tutto il tempo in ufficio a lavorare, ecco perché mi piace studiare all'aria aperta, no? Questa è Vienna. E quando posso mi piazzo all'aria aperta a studiare per ossigena anche il cervello, quindi aiuta davvero tanto a studiare in modo migliore, potremmo dire. Sto studiando sloveno, ho la mia pagina, i miei video, il mio piano e adesso mi metto a studiare un po'. Zdej pare skremo. Quando guardo un video ogni tanto cerco di ripetere le parole che sento, le frasi che sento, di fare una specie di shadowing, anche se non è proprio shadowing, ma ogni tanto ripeto quello che sento. Mi aiuta anche a restare più concentrato di solito. In realtà oggi sono abbastanza stanco perché sono tornato ieri da Montevideo, sono a Vienna e ho il fuso orario che mi sta un po' sballando in realtà, quindi mi accorgo che mentalmente sono un po' distratto, però faccio la mia routine comunque, sarà un po' meno efficiente del solito. Lavoro ovviamente da remoto, ho i miei soliti meeting, le mie riunioni, le varie call sia con i clienti per il mio lavoro come project manager che con le persone a cui faccio coaching, con chi sta imparando una qualche lingua e mi chiede una mano. Amo Vienna, ragazzi, perché è super internazionale, ci sono sempre eventi di ogni tipo e per uno che parla molte lingue come il sottoscritto questo è decisamente interessante, perché comunque hai modo di fare pratica e di mantenere tutte le lingue partecipando a una volta un evento in francese, una volta un language exchange, una volta qualche altro evento latino, quindi ci sono sempre un sacco di modi per usare le lingue e per relazionarsi con gente molto internazionale. Le mie giornate a Vienna di solito finiscono con una cena tra amici, il modo migliore secondo me per lasciarsi alle spalle una giornata di lavoro e riposarsi un po'. E voi invece, ragazzi, siete mai stati a Vienna? Che cosa vi è piaciuto della città? E se no invece ci vorreste andare, fatemelo sapere nei commenti. E se volete vedere altri video sulla mia vita nomade, date un occhio alla playlist che ho creato. Un abbraccio grande e a presto.